quindi abbiamo qua l'opportunità di parlare con i nostri portavoce, oltre a illustrarci il loro operato. Saranno a disposizione per sentire quali sono le problematiche di La Maddalena. Ieri l'incontro previsto aveva il titolo Missione Gandura. Perché? Perché ieri c'è stato l'incontro a Olbia, nel quale i nostri senatori deputati hanno incontrato fa parte della Commissione Cultura e Istruzione, e Manuela Colla della Commissione Difesa, lo stesso vale per il senatore Roberto Pozzi e Andrea Pallasca per il turismo. Adesso invitiamo Manuela Colla che ci parlerà della Commissione Difesa. Un saluto a tutti, vi ringraziamo per essere venuti qui oggi ad ascoltarci e ringraziamo in particolar modo i ragazzi del Movimento 5 Stelle di La Maddalena che hanno deciso di organizzare questo evento per rendere partecipi i cittadini del lavoro che noi parlamentari stiamo facendo da due mesi, da oltre due mesi, e non solo. Oggi è un'occasione importante per parlare di La Maddalena, di occupazione, di turismo, perché come voi ovviamente circa che ha creato un voto occupazionale una certa rilevanza e di questo ne siamo tutti coscienti. Purtroppo le promesse fatte, ovvero fosse valorizzata l'economia turistica, poi si sono rivelate vane e quindi diciamo che alla fine tutto questo si è perso nel nulla, pensando alle promesse che ci sono state fatte nei decenni passati. Noi dovremmo in questa unità creare finalmente una linea di quali siano le questioni che a voi sono più care, i punti di caso del passato, interagendo direttamente con la base, con i cittadini, le proposte. Qui ci sono tantissimi giovani che sicuramente hanno delle competenze, delle intelligenze che potrebbero essere valorizzate proprio nell'ottica di far crescere e di sviluppare questa meravigliosa isola. Oggi appare come un bene in completo sfacelo, sta cadendo in pezzi, perché purtroppo, ma soprattutto di dobbiamo rispettato, però anche il
compilati come quelli della Costituzione di Pesaro, il mio impegno sarà nel futuro di fare un'interrogazione parlamentare su questo caso, perché vogliamo sapere che cosa avviene in questo caso a guardia di nessuno, e perché si continua a pretendere una proroga che dovremmo ai costituzioni locali fino ad arrivare ai parlamentari. Questo a nostro avviso è fondamentale. Passo la parola ai miei colleghi, grazie. Grazie Manuela. Con il convegno dove vari imprenditori locali portavano i loro problemi alla nostra attenzione. Io faccio parte delle attività produttive come Acciaio Turismo. Mi stanno arrivando molto la mente appunto dai piccoli